La sostenibilità economica è sempre più complessa, in date che necessariamente debbono essere ristrette e che costringono a rinunciare alla presenza di alcuni maestri. Gli studenti calano in numero, seppur provenienti da tutto il mondo. Malgrado tutto, però, sarà comunque un festival di qualità. A Gubbio dal 23 luglio al 2 agosto torna il Summer Festival del direttore artistico Katia Ghigi, che in conferenza stampa, affiancata dal sindaco Filippo Stirati e dall'assessore alla cultura Augusto Ancillotti, annuncia che questa per lei sarà l'ultima edizione. Il ringraziamento, ha detto la direttrice commentando il suo addio, va a tutti coloro che a vario titolo ci sostengono e collaborano alla migliore riuscita del festival. Ci sono però condizioni che mi spingono in tal senso, pur continuando ad assicurare il massimo impegno per progetti legati alla musica. Con questo saluto iniziale, che getta qualche ombra sul futuro e sull'edizione 2018, è iniziata la presentazione del programma del festival che, con il sostegno organizzativo di Giovanni Sannipoli e l'Associazione Amici della Musica e quello economico della Fondazione Carisp, si aprirà il 23 luglio dalle ore 21 alla Chiesa di San Pietro con l'orchestra da camera di Gubbio e i violini di Felice Ilaria Cusano e il flauto di Giulio Francesconi. Un concerto a sera fino al 2 agosto con nomi nuovi e ritrovati talenti amici del festival: l'oboe di Christian Schmidt, il pianoforte di Alessandra Gentile, il violino di Riccardo Zamuner, il clarinetto di Gabriele Mirabassi, la chitarra di Roberto Taufik, ma anche gruppi come il 25 luglio al complesso di San Benedetto l'orchestra di fiati dell'Alta Umbria, il 30 luglio alle 18 a San Pietro l'orchestra giovanile della regione Umbria e il 2 agosto alle 18 le arpe in Piazza Grande con 6 musiciste che si esibiranno in concerto. Contemporaneamente, nel corso delle giornate, San Pietro sarà sede di masterclasses. Gli allievi iscritti quest'anno sono 150 anziché 220. Qualche docente mancherà, ma assicura Katia Ghigi, il livello è comunque altissimo, con il ritorno del maestro Caroli. In cartellone anche una collaborazione con Gubstock, con alcuni concerti serali che saranno aperti da gruppi di giovani emergenti.